Stasera cominciamo con questa serie di tre incontri che abbiamo voluto proporre per cercare di capire meglio cosa succede, cos'è questa mostra e quello che è il percorso che vi vogliamo raccontare. Un percorso che non può che partire dall'esperienza precedente, che è stata quella mostra di 4 anni fa, del dialogo infinito con la natura, organizzato anche allora dalla Fondazione Ticino Lona, quest'anno ancora in partenariato col Comune, con gli sponsor che l'hanno sostenuto, con l'aiuto dei ciceroni, dei volontari. E però questa sera abbiamo con noi il professor Giorgio Vecchio, già ordinario di storia contemporanea all'Università di Parma, che ci aiuterà prima di tutto a capire la temperie non solo culturale ma soprattutto sociale e politica in cui si svolgono le vicende, di cui i quadri che abbiamo visto qui sopra sono testimonianza. Sono naturalmente opere di ogni tipo, gli artisti spaziano ognuno al proprio punto di vista, però se avete visto la mostra noterete che c'è uno sguardo molto legato al sociale, se non addirittura alla politica, perché in questo mondo che cambia si va da quel primo quadro che è la Finanza del Settecento, dove già si intravede lo sfruttamento del lavoro minorile, ma viene presentato come se fosse un'arcadia, come se fosse bello lavorare a 10 anni in Finlandia, 12 ore al giorno, con le mani perennemente a mollo nell'acqua bollente. Ma quel quadro comunque ci aiuta a uscire dal Settecento, a entrare nell'Ottocento, nelle modificazioni industriali, e poi via via la mostra ci accompagna alla contemporaneità, all'esplosione industriale, al lavoro che cambia e alla vita che cambia. Al solito mi affidano dei compiti improvvisi. Io ho cercato di tenere assieme quello che si poteva tenere assieme, perché ci sono argomenti che potrebbero richiedere qualche ora, quantomeno, di chiacchierata. Ecco, ma entro subito nel merito. Come vedete, ho messo, diciamo così, in copertina questo bel quadro di Ronzoni, che abbiamo anche commentato con la dottoressa, ecco, curatrice, che è un quadro che rappresenta una Finlandia nel Bergamasco attorno al 1830, ma che è molto idilliaco. Basta vedere subito il confronto con questa altra immagine, certamente il contrasto colore bianco e nero cambia le cose, ma sembra già un po' più cruda la realtà, ma ne parleremo. Partiamo, per entrare veramente nel merito, da qualche numero di sintetizzare al massimo. Com'è la popolazione italiana in questi passaggi tra 8 e 900? Vedete che da una parte ho messo il numero complessivo della popolazione, all'incirca non sono stato a fare le differenze tra popolazione residente e popolazione presente. Comunque vedete, al momento dell'Unità d'Italia, quando peraltro mancava ancora il Veneto, il Friuli, mancava il Lazio, siamo a 22 milioni e arrivano ai 36 milioni nel 1911, che è l'anno cinquantenario dell'unità. Ma quello che ci interessa è soprattutto questo riquadro. Guardate anche il confronto alla situazione attuale. Nel 1901 58,5% degli italiani aveva meno di 30 anni. Oggi quella percentuale più che dimezzata, siamo al 27,8%. Un dato che ci dice subito come è invecchiata la popolazione italiana. Vabbè, nel 1901 quasi un quarto degli italiani aveva meno di 10 anni. Ma guardiamo anche rapidamente i dati qua sotto. La natalità, quanto circa una media nel primo ventennio post-unitario, quindi anni 60, 70, 80, grosso modo, vedete che ogni 1000 abitanti nascevano dai 36-37 bambini, ma ne morivano 30 di persone. E la mortalità infantile viaggiava attorno al 210.
subito uno. Confrontate quei dati con quelli più vicini a noi, la natalità da 36-37 è scesa a 6,8. La mortalità da 30 a 12, ma aveva toccato anche cifre inferiori al 10. La mortalità infantile da 210-220 al 4. Anche questi dati non hanno bisogno di particolari commenti, perché ci dicono subito come è migliorata da una parte la condizione igienico-sanitaria e dall'altra però come è drasticamente calata la natalità. A Legnano gli abitanti erano 6.600, un decimo, poco più di un decimo dell'esso, nel 1871. Quando si arriva al 1911 sono già quasi 25.000. E questo deriva in modo particolare dal fatto che Legnano è una città che con lo sviluppo industriale attira popolazione, attira manodopera, attira persone di ogni tipo. La mortalità era elevatissima anche a Legnano, corrispondentemente al resto dell'Italia, e se eravamo dal 25 per 1000 degli anni 90 al 18 per 1000 più o meno del primo decennio del Novecento. Io qualche anno fa avevo consultato i registri dei battesimi dei morti di tutte le parrocchie legnanesi, qua vi porto solo qualche dato. Guardate, San Domenico nel 1907 ci sono stati 102 morti segnati nel registro dei morti della parrocchia di San Domenico di allora. Ebbene, 14 erano meno di 30 giorni, 25 tra un mese e un anno, 14 da 1 a 5 anni. Totale 52% dei morti della parrocchia di San Domenico aveva meno di 5 anni di età. Gli stessi dati si ritrovano a Santi Marco, San Mario, sono ho riportato naturalmente tutto. Nel decennio che va dal 99 al 1908, nella parrocchia di Legnanello, del Redentore, 773 bambini muoiono prima dei 2 anni, un terzo rispetto alle nascite. Guardate che questi dati sulla mortalità infantile dell'Italia del tempo sono superiori a quelli che oggi noi denunciamo esistere nei paesi più poveri dell'Africa. Quindi da questo punto di vista noi eravamo messi peggio dei paesi che oggi soffrono la fame o delle carenze igienico-sanitarie in Africa. La vita media che derivava per l'Italia era una vita media del terzo mondo, se vogliamo usare questa espressione. Guardate, mentre in Inghilterra si arrivava a 45 anni di vita media, in Svezia 50, l'Italia era a 37 anni di vita media. Questo perché pesava moltissimo appunto la mortalità infantile. Togliendo il numero dei bambini morti prima di compiere 5 anni, l'età media italiana saliva a, per dire, a 51 anni. Abbiamo guadagnato circa 30 anni di vita media in questo passaggio. Perché morivano così tanti bambini? Perché poi c'è una dottoressa specialista in queste cose, magari mi corregge. Le cause erano evidenti: l'alimentazione, ne parleremo fra poco, le abitazioni, l'assenza praticamente totale di igiene, la presenza di malattie contagiose, pensate alla difterite, il morbillo, che non erano curabili o non si potevano curare, soprattutto nelle classi più povere, le gastroenteriti, le malattie broncopolmonari. Qui è interessante anche andare a vedere la distribuzione geografica. Le gastroenteriti colpivano soprattutto nell'Italia meridionale, dove l'acqua era più contaminata, dove i cibi per maggior caldo si deterioravano più facilmente. Al nord il clima, che non era il clima di questi tempi evidentemente, colpiva durissimo l'apparato broncopolmonare, compreso scritto le morti da battesimo.
se un bambino non era subito battezzato e moriva, rischiava di finire nel limbo. Allora c'era anche la corsa a battezzare il bambino nello spazio un giorno, poche ore dopo la nascita, inferno, questo provocava ulteriori guai. Poi c'era il problema che, per la verità, negli ultimi decenni dell'Ottocento sta stemperandosi, dell'abbandono degli infanti. Questo è un problema soprattutto dell'età moderna, dei primi 60-70 anni dell'Ottocento, in tutta l'Europa, in tutte le città europee. C'è una percentuale notevolissima di bambini o che sono addirittura abbandonati per le strade, che spesso sono cibo per i cani randagi, per dire le cose con la prudenza necessaria, o abbandonati appunto alla ruota. È questo sistema di finestra più che porta girevole, assomiglia, i miei studenti spiegavano, pensate alle porte delle banche che girano, con i muri dei prefotrofi, degli istituti religiosi, questa ruota, quella, eccola qua, dall'esterno si deponeva il bambino, si tirava la corda col campanello e dall'interno, in modo del tutto anonimo, ritiravano il bambino. Pensate a quanto era diffusa questa pratica dalla diffusione dei cognomi. Proietti, Esposito, degli Esposti, di Dio, De Innocentis e da noi Colombo, perché la colomba era il simbolo dell'ospedale di Milano dove venivano abbandonati questi bambini. Pensate a come si sono diffusi in Italia questi cognomi nelle varie città e regioni. Però appunto l'abbandono degli infanti, che viene via via eliminato per qualche sistema minimamente più civile, condiziona moltissimo la mortalità infantile. Guardate l'immagine di quel registro, vedete tutte le croci, significano che i bambini registrati in un prefotrofio via via muoiono per condizioni igienico-sanitarie che erano assolutamente disastrose. Il bambino aveva qualche malattia contagiosa, continuava a stare a dormire nel letto con gli altri bambini. Era un letto unico per diversi bambini. L'abbandono dei bambini era determinato in parte, lo possiamo immaginare, da cause morali. Un bambino figlio di una ragazza madre, da una relazione adulterina o cose del genere, di una prostituta, ma molto spesso era dovuto alla miseria. E la miseria la si spiega col fatto che dai bambini abbandonati spesso la mamma lasciava un oggettino o un'immaginetta o qualche bigliettino magari tagliato a metà, strappato a metà, in modo che fosse un potenziale segno di riconoscimento e un domani, migliorate le condizioni economiche, la mamma potesse andare a reclamare quel bambino. Peraltro molti bambini finivano male, anche perché raggiunto un minimo di età venivano affidati a delle famiglie. In qualche caso lo facevano per spirito di carità, più spesso lo facevano perché intascavano una piccola rendita da parte del prefotrofio e poi si disinteressavano della crescita del bambino stesso. E non dimentichiamo anche che nel dramma dell'infanzia di fino a 800, inizi 900, stavano anche le violenze domestiche e sessuali. Noi siamo condizionati da un certo tipo di cronaca e di informazione, per cui pensiamo che la pedofilia, per esempio, sia un fenomeno che è esploso nei nostri anni. La cosa non è assolutamente così. Per esempio, c'è un vecchio libro che ho fatto sul caso dell'asilo Mariuccina, cioè dell'asilo Mariuccia a Milano, dove si registravano moltissimi casi di bambine o bambini di pochi anni vittime di violenze sessuali o di violenze di altro genere ad opera di genitori, padre, o ad opera di conviventi, perché nella situazione di sovraffollamento una famiglia conviveva nello stesso appartamento, nello stesso locale con altre famiglie. La causa di morte
qualche anno fa, ma la tendenza non cambia. Va notato anche un altro dato che confligge con la percezione che abbiamo spesso della nostra società. Il numero di morti per incidenti o per violenza, in proporzione agli abitanti, era parecchio superiore nell'Ottocento. 49,5, siamo scesi a 39, 40, quindi comunque anche questo dice che la società che per certi versi idealizziamo, soprattutto la società contadina, in realtà era crudele e violenta quanto la nostra. Le cause di morte poi comprendevano tantissime forme di malattia professionale. La tubercolosi, che era un flagello e che colpiva in modo particolare le filatrici delle filande, perché succhiavano il mugello con la bocca e quindi si contaminavano a vicenda. Quindi il quadro di nuovo, il quadro suo è molto idilliaco. Chi lavorava in una filanda era pallido, già magari ammalato di tubercolosi. Gli avvelenamenti, pensate, la malattia tipica dei tipografi era l'avvelenamento da piombo. Quello di coloro che producevano i fiammiferi era l'avvelenamento da fosforo. Per non parlare delle forme o di avvelenamento o di incidente che riguardava altre categorie professionali come minatori. Per stare al tema del lavoro nelle nascenti industrie, c'era un contrasto fortissimo tra quello che era l'ambiente interno di lavoro. Di nuovo faccio l'esempio della filanda, dove c'era una forte umidità, un forte calore, poi si usciva vestiti come si poteva essere vestiti allora, nel freddo dell'inverno del nord. Di nuovo questo provocava sconquassi. C'è un altro dato interessante e poco conosciuto, intitolato Il caso dei mancati soldati. Nei primi due decenni dopo l'unità, il 40% dei giovani diciottenni che viene visitato per la leva viene riformato. Viene riformato o per difetto di statura. Attenzione, la statura minima era 1,56. A 1,56 voleva dire che si era per i nostri criteri dei nanetti, e molti altri erano riformati perché erano storpi, zoppi, rovinati nel fisico dal fatto di aver cominciato a fare lavori pesanti fin dall'età infantile, gracilità, deformazione della cassa toracica, ce n'era di ogni tipo, al punto che nel 1882 non ce la facciamo più a 2 milioni di soldati, 1,56 sono già troppo alti, mettiamoli a 1,54. Per capire come cambia anche qui la situazione italiana, allora, i nati nel 61 sono alti in media, qui siamo già dopo, perché quel dato dei primi due decenni si riferisce evidentemente a chi era nato nel 1840, nel 1850. Quelli del 61, quindi visitati più o meno attorno all'81, 80-81, sono alti 1,63. Nel 1961 l'età media era di 172, quelli nati nell'80, 174. Anche questo cosa dice? Come è cambiata in meglio la condizione alimentare, igienico e sanitario degli italiani. La cosa curiosa e anche scandalosa, oggi rimpianga questi studi, è dato dal fatto che proprio i dati statistici emersi dalle visite di leva vengono usati insieme ai dati dei carcerati, cioè due popolazioni che si possono immediatamente rendere oggetto di indagini statistiche e anche di misurazioni antropometriche. Vengono usati dagli eredi di Cesare Lombroso, quelli che vogliono applicare a ogni costo dei dati quantitativi alla misurazione del corpo umano ed a cui trarne delle conseguenze anche genetiche e sociali e caratteriali, viene utilizzato dalle immuni di Lombroso, che ho indicato qui, per degli studi sulla popolazione, per estrapolare degli studi e delle conclusioni sulla popolazione italiana, o meno su parti della popolazione italiana.
arrivando a conclusioni che sono aberranti. Per esempio, Nicefalo scrive un libro nel 1901 che si chiama Italiani del Nord, Italiani del Sud, cosa che sancisce che in base esclusivamente, attenzione, non a studi sociologici, ma in base alle misurazioni antropometriche, come la forma della mascella, come la forma del cranio, le misure degli arti in rapporto al tronco e via dicendo, e estrapolando questi dati e arrivando a conclusioni generali, si dice gli italiani del nord, attenzione, sono un popolo ariano, dinamico e attivo, e quindi sono un popolo maschio. Gli italiani del sud, invece, sono un popolo indolente, poco dinamico e quindi femmina. Il Signore sarà contente per queste estrapolazioni, veramente, con cui si cerca, e guardate che questo tipo di studi rientra in quella diffusione di studi della seconda metà dell'Ottocento e dei primi del Novecento, in cui è contenuto anche l'antisemitismo, il razzismo, cioè è la stessa temperie culturale che attraversa l'intera Europa. A proposito di Naya, il servizio militare, da qui dal Pino mi sono tolto un piccolo ricordo, perché proprio 150 anni fa, nel 1872, vengono istituite le prime compagnie di alpini, che hanno significato interessante al di là dell'aspetto militare. Perché? Perché la prassi sancita dal Regio Esercito era quella di destinare le reclute e fargli fare 3 anni di servizio militare in una regione molto lontana, comunque diversa da quella d'origine. Perché? Perché l'esercito era regolarmente impiegato per la repressione dei moti popolari. Gran parte delle vittime delle proteste popolari nelle campagne e nelle città, direi fino alla prima guerra mondiale, quantomeno, sono vittime determinate dal piombo dell'esercito di leva. E allora si mandano le reclute in regioni molto lontane dalle proprie per evitare il rischio di fraternizzazione. Parlano dialetti diversi, si sentono estranei e quindi sparano più facilmente o con minor problemi. Le compagnie alpine verranno istituite invece con un altro scopo, che è quello invece di consolidare il senso di cameratismo e di coesione delle popolazioni delle vallate alpine, perché difendano sui confini il possibile invasore nemico. Fino allora le guerre, pensate alle nostre guerre di indipendenza, finivano per combattersi nella pianura padana, lasciando i passi alpini aperti al possibile invasore. Invece con le compagnie alpine si dice abbiamo della gente che sa andare in montagna, che porta i carichi, che sa i sentieri eccetera, quindi si difende. Ma a parte questa diciamo anche con una curiosità, l'esercito è comunque, diciamo a suo dispetto, un elemento di unificazione nazionale, assieme ai carabinieri e assieme alla Chiesa, dove c'è una sorta di eterogenesi dei fini, perché anche se li si manda lontani dalla propria regione, comunque si fa conoscere un'Italia diversa, si rende parte di un qualcosa che non è il solo proprio paese, un paesino o frazione, ma è qualcosa di più grande. E comunque li si costringe in qualche modo a confrontarsi magari con la lingua italiana, che gli ufficiali parlano e i soldati intruppano. E l'eterogenesi dei fini c'è anche nella Chiesa, che combatte lo Stato liberale, impone ai cattolici praticanti e convinti di non andare neppure a votare, anche se magari qualcuno ne ha diritto, perché bisogna combattere lo Stato liberale. Ma in questo modo consente allo Stato liberale di rafforzarsi, senza avere tra i piedi, perdonate l'espressione, in Parlamento, un'opposizione intransigente cattolica. E al tempo stesso, diffondendo le proprie organizzazioni nazionali, facilita anche qui la crescita di un sentimento nazionale, tenendo conto che il gravissimo problema è quello della lingua, che varrà per decenni e decenni. L'altro giorno il sindaco, se non ricordo, quando abbiamo parlato nella giornata del ricordo delle foibe dell'esodo Giuliano Dalmata, ricordavo che molti profughi Giuliano Dalmati
pensione, lo stipendio che prende, ma fate i vostri conti e immaginate che quello che prendete per tre quarti lo dovete destinare esclusivamente a mangiare voi e i vostri familiari. Rimane un quarto per tutto il resto. Ora, certamente allora c'erano meno esigenze, meno bisogni, non c'era la benzina che sale di prezzo, eccetera. Però comunque significava una base di reddito estremamente rigida, perché se si comprime, non si poteva comprimere quel poco che si prendeva per mangiare. E quindi se succedeva qualche inconveniente, era un disastro. Inconveniente l'ho messo qua dopo, e immaginate nella società contadina, muore la mucca. È un disastro. Si incendia il fienile, è un altro disastro. E se non si hanno risparmi da parte, perché non si possono avere risparmi, l'unica soluzione è l'usura. L'usura, che questa è una piaga che attraversa tutte le campagne italiane e anche le città, ma in modo particolare le campagne, proprio per questi motivi. E l'importanza dello sviluppo del movimento solidaristico, l'alimentazione delle classi popolari, siano esse in campagna o in classe popolare urbane, è un'alimentazione basata, almeno da Roma in su, esclusivamente sul mais, sul grano duro o di vegetali, quindi pochissime vitamine, niente proteine. Se anche si produce il latte, le uova, non solo per il consumo familiare, salvo punti vecchi e malati, latte e uova si portano al mercato del paese per raggranellare un minimo. Questo deficit alimentare provoca quella piaga tipica dei polentoni, come siamo noi, che appunto va da Roma in su. L'uso della polenta provoca appunto la diffusione della pellagra. Semplicissimo, basta dare un po' di carne, variare un po' la dieta e la pellagra
fatto significativo e forse andrebbe anche un po' ripreso e studiato meglio. E comunque, qui non posso entrare più intanto nel dettaglio, un paese di contadini, cioè quella straordinaria inchiesta agraria a Iacini, dottor Stefano Iacini, che dura 7 anni e che analizza con i metodi critici e moderni sociologici di allora, se si può usare questa espressione, la vita dei contadini in tutta Italia, con dei saggi regione per regione e poi delle monografie su delle singole aree, che conferma quello che si sa e che poi gli studiosi hanno ampiamente trattato, che c'è una casistica enorme nelle forme di contratto. Entro appunto nel merito, ci sono le aziende capitalistiche con i salariati, come fossero operai, la mezzadria con la divisione a metà ma in modo estremamente ingiusto, gli effettuari, i piccoli proprietari, i braccianti, cioè c'è una infinita serie di categorie diverse, ma dove però il dato comune a tutte queste categorie, compresi i piccoli proprietari, è quello della fame e della miseria.
1945. Guardate i dati sulla presenza in queste filature, in queste filande, uomini, donne, di bambini e di bambine. Quindi bambine e bambine sono pari alle donne adulte, più o meno, come numero, e assieme superano gli uomini. Profughi del Veneto invaso, la ritroviamo.
quasi pari pari, naturalmente con le dovute differenze dei casi. Le tutele arrivano tardissime. Ho già detto prima che contava di più in Parlamento la cura degli stalloni piuttosto che la cura della pellagra. I controlli in fabbrica, non ne parliamo, ci sono dei regolamenti vessatori. Ogni giorno che si esce dalla fabbrica si è perquisiti, per dirne una. Ricordo solo queste due leggi. Si stabilisce che l'età minima per lavorare, guardate, nell'industria, nelle cave o nelle miniere, l'età minima è 9 anni, 10 se si va sottoterra. Poi naturalmente non era neppure applicata integralmente, ma vuol dire che secondo la legge a 10 anni un giorno un bambino poteva andare a lavorare nelle miniere. Solo
cifra più nel dettaglio, mentre nel primo decennio post-unitario vanno via circa 120.000 persone all'anno, 50 anni dopo, nel primo decennio del Novecento, vanno via 600.000 italiani all'anno. E poi scenderanno negli anni del fascismo, semplicemente perché si erano il fascismo da una parte, ma anche per esempio gli Stati Uniti porranno dei serissimi vincoli ad andarsene o ad arrivare. La media annuale nel 1901-1915 sarà anche di 180.000 rimpatri, quindi poi bisognerebbe fare i conti sulla popolazione, bisognerebbe fare le differenze tra chi va e chi viene. Ma guardate come si incrementa, se riuscite a leggere, nel primo quindicennio circa del nostro secolo, dell'ex nostro secolo, c'è una crescita enorme. Nel 1813 è una crescita incessante. Nel 1913, sull'ultimo anno prima dello scoppio della guerra mondiale, dall'Italia vanno via 872.000 persone. Quando si dice che noi siamo stati una terra di emigranti, si dice semplicemente una sacrosanta verità. All'inizio del Novecento, segnali di progresso ci sono comunque, sia perché migliora complessivamente la situazione continentale, per motivi di sviluppo economico, di sviluppo tecnico, tecnologico, ma anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, di produzione di maggiore macchine, di miglioramento anche nelle condizioni del clima interno, delle condizioni ambientali, poi soprattutto perché ovunque, in particolare nei paesi con maggior grado di industrializzazione, c'è stato lo sviluppo enorme del movimento operaio, del movimento contadino, dello stesso movimento cattolico e delle varie forme di cooperazione. Adesso è chiaro che non entriamo nel dettaglio e neanche in un accenno a tutte queste forze, però messe assieme tutte queste forze contribuiscono a strappare gradualmente orari di lavoro migliori, misure legislative, lo sviluppo di un iniziale welfare state, protezioni quindi assicurative, tutela delle forme igienico, quindi pensate anche agli infortuni sul lavoro, le assicurazioni, oltre che migliori salari. E la diffusione dei salari monetari anche in campagna consente ai contadini di avere anche qualche spicciolo in più rispetto a quanto erano pagati esclusivamente in sacchi di farina di grano. Naturalmente le rimesse degli immigrati che ho già citato prima e la diminuzione delle bocche da sfamare facilita. Quindi mettendo tutto assieme queste cose si capisce perché nel primo quindicennio del Novecento tutti gli indici che ho citato prima tendono a migliorare e si capisce anche perché una malattia come la pellagra cominci a svanire. Di fatto con gli anni 20 del Novecento la pellagra è presente ancora in alcune zone, penso al Palomano, ma poi è destinata a diventare un ricordo del passato, almeno questo. Di per sé la mia relazione può finire qui, io ho già parlato su scienza. Però se avete ancora pazienza, qualche minuto, aggiungo un elemento anche di curiosità che in qualche modo ci lega all'arte, anche se non alla pittura, ma alla scultura e alla scultura monumentale. Perché in questa Italia che è così divisa, perché manca una tradizione di Stato, perché si parla in misure diverse, perché si hanno anche culture gastronomiche, abitudini professionali come la miseria diffusa eccetera, questa Italia che è diversissima, che la classe politica ignora totalmente. Noi esaltiamo, diciamo anche giustamente, Camillo Benso Conte di Cavour, costruttore, l'artefice dell'unità italiana. E sapete, Cavour era di casa a Ginevra, era di casa a Bruxelles, era di casa a Parigi. Cavour a sud di Firenze non è mai andato, e quando i piemontesi arrivano nel sud Italia
meglio andare a letto con una polerosa piuttosto che stare a momenti estremamente gentili, ma che dimostrano quella profonda ignoranza che invece l'inchiesta di Acini tenta di colmare, quella di avere una grande importanza. Ora bene, in questa Italia divisa si comincia da parte della classe politica, che mantiene la sua ignoranza totale sulle condizioni reali del paese, però si comincia a capire che bisogna fare qualcosa per unificare gli italiani. E il grande protagonista di questa operazione è un uomo estremamente discusso, ovvero Francesco Crispi, che negli anni Ottanta, da Presidente del Consiglio, si pone il problema di creare quella che gli storici definiscono una religione civile, cioè un elemento identitario, patriottico, nazionale, che tenga assieme gli italiani. Questo avviene, come già detto, anche magari su un altro lato, con l'esercito. Avviene con la scuola, capitolo che non ho toccato, ma c'è anche un lento progresso nello sviluppo dell'educazione e dell'istruzione scolastica. E avviene anche con la creazione di simboli. Simboli che sono i monumenti che nelle città italiane si costruiscono per onorare i padri. Non Mazzini perché era repubblicano. Popolare poteva avere Cavour, fanno in qualche città del Piemonte, ovvio, ma non oltre. Vittorio Emanuele sì, perché è il padre degli italiani. Qualcuno diceva anche in senso fisico, questo è un altro discorso. E Garibaldi. Quindi i monumenti delle nostre città sono creati praticamente tutti in concomitanza per rispondere a questa esigenza di avere dei simboli. Poi, almeno per quelli che leggono, che si fanno leggere, ci sono due capolavori che vi invito a rileggere, perché sicuramente li avete letti tutti da bambini, ma bisogna rileggerli anche da adulti con lo spirito critico della vita, che sono Cuore e Pinocchio, perché sono i due testi che consacrano quella mentalità borghese, il senso del decoro, il senso della nazione, il rispetto per il re e per Garibaldi, la moralità borghese, insomma, che vengono trasmessi attraverso questi due fortunatissimi libri, compreso Pinocchio, che non a caso Pinocchio deve andare a scuola, può buttarmi il tempo a ciotolare come diventa un asino. Cuore e Pinocchio servono per, in questo progetto, Parma in omaggio alla città della mia elezione.